Anche a Palermo, a Trapani, come in tutta Italia, i lavoratori del pubblico impiego, della scuola, dell'università, della ricerca, della sanità, tutti i lavoratori davanti alle prefetture, perché oggi è una giornata importante di sciopero per la CISL, perché noi scioperiamo per il contratto, per i diritti dei lavoratori. È impensabile che un asse portante come è la pubblica amministrazione, come è la scuola, come è l'università per il nostro paese, insieme e non oltre al tessuto produttivo industriale, è impensabile che questa categoria sia oggetto di stereotipizzazione e non di tutela dei sacrosanti diritti, perché quando parliamo di uno sciopero che non, cioè di un contratto che non si rinnova da 6 anni, noi stiamo parlando di soldi sottratti alle famiglie, parliamo nell'ordine di 3-4 mila euro. Che significa per le nostre famiglie, parlo per il nostro territorio, Palermo e Trapani, si tratta di risorse essenziali, perché noi parliamo molto spesso di famiglie monoreddito, parliamo di famiglie i cui anziani hanno pensioni, se le hanno, al minimo, parliamo di famiglie che molto spesso sostengono spese per mandare i figli a studiare fuori sede e che sono probabilmente, molto probabilmente, proiettate verso un lungo periodo di disoccupazione. Quindi stiamo parlando di famiglie che realmente devono essere tutelate e attenzionate da questo Stato. Quindi poche parole, poche slide, interventi seri, capacità di sedersi a un tavolo e affrontare le questioni, anche se necessario con ristrutturazioni del sistema, ma si affronti realmente il problema. A Palermo e a Trapani sono un territorio molto in difficoltà, è necessario che anche queste questioni nazionali trovino attenzione particolare. Vogliamo prendere un caffè?